Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Alessandro di Gemona. Buongiorno, prego. Buongiorno, io telefonavo per chiedere al governatore Fedriga quale sarà il futuro dell'ospedale di Gemona. Abbiamo visto negli anni che questa riforma ha declassato il nosocomio a una struttura ormai, chiamiamola così, distrettuale. E ci hanno sempre detto che per le emergenze bisogna andare sempre nei grandi ospedali, Mi dice a ad che esempio pagina era Udine. quell'articolo? Personalmente, per casi personali, ho provato questa esperienza. Sinceramente anche Udine è in difficoltà per vari punti di vista. Per noi cittadini di questo territorio, andare in strutture che sono già in difficoltà ci stanno provocando veramente forti disagi. Ricordiamo inoltre che l'ospedale di Gemona nel 2014 venne, diciamo così, declassato, diciamo, in distretto grazie ai numeri dell'ex direttore regionale alla sanità che ammise che la regione allora utilizzò dei dati che non risultarono veritieri, no? Nel senso che furono dati degli accessi, furono dati dei codici rossi che non risultavano reali, nel senso che davano una realtà non vera, no? Nel senso che potevano vedere che l'ospedale non serviva quando sappiamo dalle carte, dai documenti pubblici, ufficiali, che gli accessi li abbiamo, ci sono codici rossi, codici gialli, giustificano ancora l'utilizzo, l'importanza di avere un ospedale, una zona montana dove c'è una alta mortalità. Questo ci crea veramente una grande apprensione, una grande preoccupazione, non è una lotta di campanilismo, capiamo che il momento non è semplice per nessuno, però vogliamo avere diciamo così, una speranza, cioè vogliamo avere una certezza di poter continuare a vivere nei nostri territori, Certo. altrimenti non sappiamo anche noi che morte dobbiamo andare a finire, insomma. Mi fermo qua. Ringrazio, buongiorno. Grazie a lei. Grazie Alessandro. Ha ragione, ha perfettamente ragione che sono stati bistrattati dei territori e umiliati alcuni nosocomi. Noi su questo ovviamente, come dicevo prima, oggi ci andiamo a occupare della governance. Perché? Perché prima bisogna partire da come si spendono i soldi e dagli investimenti che si fanno, non si può partire viceversa, dall'organizzazione. Ma noi nel 2019 facciamo proprio quello, l'organizzazione. E su quello io credo che per esempio l'ospedale di Gemona deve trovare le specializzazioni necessarie non soltanto per continuare a vivere, che devo dire che oggi è fortemente a rischio dopo le scelte fatte dalla precedente giunta, ma per trovare un futuro che possa addirittura attrarre su determinate specializzazioni pazienti da altre aree. E questo credo sia necessario per garantire la sopravvivenza di un ospedale e devo dire strategico proprio per dove è collocato logisticamente e pensiamo anche a una struttura che è fortemente diciamo strutturata anche rispetto al rischio sismico con gli investimenti necessari che erano stati fatti in passato, quindi è stato proprio scelte sbagliate. Su quello ovviamente noi interveniamo e interverremo per garantire ciò e quindi spero che i cittadini di Gemona, ma non solo, di tutta la montagna possano essere soddisfatti dopo che il prossimo anno andremo a compiere anche questo secondo passaggio. Ribadisco, ricordo, perché qualcuno mi dice la riforma sanitaria è partita, cioè di media ci mettono 2 anni per partire. La scorsa volta, prima di iniziare a discutere, ci hanno messo 1 anno e mezzo, prima di iniziare a discutere. Noi oggi, dopo 6 mesi, a dicembre, abbiamo già una prima parte di riforma. È stata una corsa veramente, ringrazio ovviamente anche il vicepresidente Riccardi, che è la delega alla sanità, siamo andati veramente veloci e oltretutto facendo un confronto molto approfondito. Non soltanto abbiamo fatto la prima parte della riforma, ma siamo confrontati con tutto il mondo sanitario, dagli medici agli infermieri, agli operatori sociosanitari, ai sindacati, ai volontari. Abbiamo parlato con tutti in ogni territorio, in ogni provincia e devo dire che questo c'è stata una grande risposta anche di apprezzamento rispetto anche a questo cambio di passo, perché come continuo a dire, la sanità non è una bandiera politica. La sanità non è un partito, la sanità sono un servizio, il diritto alla salute che viene erogato ai cittadini. Quindi ho voluto confrontarmi con tutti. Il mio interesse non è mettere una bandiera, ma dare risposta alle esigenze di salute dei cittadini del Friuli Venezia Giulia.